purtroppo è arrivata l'ennesima sconfitta. Abbiamo giocato bene i primi due quarti e poi abbiamo portato la partita dove volevamo, ovvero basso punteggio. Difesa intensa, attacco, giravamo bene la palla, trovavamo degli ottimi tiri. Poi purtroppo rientrati nell'ultimo quarto, dall'intervallo, si è spenta un po' la luce, loro sono stati bravi a trovare i canestri importanti e niente, hanno saputo tenere sempre il vantaggio e noi non siamo riusciti a fare la rimonta e purtroppo abbiamo perso anche questi due punti. Mentre la squadra c'è un po' di scarsa fiducia al tiro, quando le cose vanno male sicuramente può essere una scarsa fiducia al tiro, però come si dice, quando piove sul bagnato, purtroppo noi ora sta proprio grandinando, quindi dobbiamo essere bravi a resettare. Non sarà facile, stiamo aspettando Marx, che per noi è un giocatore fondamentale. Abbiamo giocato sempre senza di lui, perché anche a San Severo eravamo praticamente senza di lui, però lo stiamo aspettando, ma questa non deve essere una giustificazione, perché quando si scende in campo si deve scendere in campo per dare il massimo e provare a vincere sempre la partita. In questo momento non ci sta riuscendo praticamente niente, stiamo andando in attacco con punteggi molto bassi, in difesa soprattutto nel terzo quarto ci hanno fatto dei canestri anche abbastanza semplici, quindi niente, dobbiamo resettare e andare avanti. In questo momento forse l'unica cosa buona sono le due settimane di sosta. Sì, in queste due settimane di sosta sicuramente sosta del campionato, perché noi dobbiamo allenarci, abbiamo perso tanti allenamenti nella pre-stagione, cerchiamo di recuperare Derrick, lo stiamo aspettando come ho detto prima e niente, quindi adesso ci dobbiamo allenare, dobbiamo stare ore e ore in palestra, perché così le cose, come possiamo vedere tutti, non vanno e dobbiamo risolvere il prima possibile.